calma ricchezza del creato in fiore, orchestrazione somma di fulgidi respiri che incolonna una violenta volontà d'amore, albero che una linfa illimitata incorona di gioventù perfetta. Tu nutri il raggio della mia giornata col cielo acceso sopra la tua vetta, e tutto quel che sono e che ricordo è pienezza remota e coscienza del ritmo della luce da cui sgorgo con l'ansia di custodirne l'essenza. Buonasera Antonio Coppola, sindaco di Tricase. Noi siamo a Bertalento, facciamo servizi di fruizione culturale sulla terra dei due mari. Siamo qui in casa Comi, che è anche l'immobile dove c'è la biblioteca di Comi. Le vorrei chiedere, abbiamo qui un grande problema, questo bellissimo immobile di una importanza culturale smisurata per il nostro Salento, rischia di essere svenduto per fare caffetteria. Allora, una programmazione per 30 anni che è una devastazione della cultura. Noi sappiamo che quando c'è una diffusione della cultura si crea un elettorato consapevole. Questo elettorato consapevole chiederà alla politica, è un elettorato appunto della politica che chiederà cultura, non chiederà caffetteria. Quindi abbiamo oggi, 2015, la politica nostra vorrebbe imporre una devastazione di un immobile culturale. C'è una sorta di colonizzazione sulla cultura, c'è un annullamento della persona e anche del cittadino. Il cittadino deve essere alienato dalla cultura? Ci devono per forza imporre Coca-Cola e caffè? Anche in un posto così grande, così bello? Purtroppo tutte le dittature si basano sulla distruzione dei libri e delle biblioteche. Ecco. Tutte le dittature. E ogni volta che si vuole gestire un qualunque potere senza avere fastidi bisogna rendere idioti i cittadini. Non so se dietro ci possa essere un disegno di questo tipo nella decisione della provincia, ma è certo che c'è una sottovalutazione legata ad una completa ignoranza di che cosa sia questo luogo, che cosa abbia significato. Questo è stato un incubatore di cultura di altissimi livelli e in questo luogo persone di enorme valore si sono susseguite nel tempo e hanno avuto in questo luogo la possibilità di far crescere la poesia del Salento, che con Comi, Pagano, Bodini e poi la letteratura con Maria Corti, con Alfonso Gatto, hanno avuto la possibilità di far esplodere questo territorio che era considerato marginale. La cecità delle strategie della provincia denotano una assoluta mancanza di consapevolezza della grandiosa ricchezza di questo luogo. Questo luogo ci può dare ricchezza non solo mentale, culturale, può essere un incubatore di crescita del territorio, culturale sì, ma essere anche un volano di sviluppo di tutto il nostro territorio come Girolamo Comi aveva sperato. Noi siamo qui in una delle stanze di Girolamo Comi, forse una delle sue ultime, delle più tristi. E qui cosa dire? Siamo allibiti, non abbiamo altro da dire. Siamo
E sì, perché se questo luogo venisse non soltanto guardato da 52 km di distanza, ma venisse frequentato, si respirerebbe ancora l'aria che c'era quando Girolamo Comi morì. Questa è la sua camera da letto dove era quando spirò. E questo luogo è rimasto intatto, identico, con i tessuti fatti a Casa Massella, luogo d'origine della madre, questi tessuti, la madre che era dell'antichissima famiglia dei De Viti De Marco, dell'illustre economista De Viti De Marco. In questa stanza si respira l'aria di un'elaborazione mentale di crescita, di un Salento, di un mezzogiorno che aveva visto un protagonista in Girolamo Comi, che sperava di riscattare i poveri contadini di Lucugnano realizzando una fabbrica per la trasformazione delle olive, della Sansa, o Sansificio, gli oleifici salentini di Girolamo Comi. Cultura e produzione e riscatto di una popolazione. Ci vogliono togliere la cultura, ci vogliono togliere i libri, ci vogliono togliere la memoria, ci vogliono togliere il ricordo per affidare a privati che possono essere anche degnissime persone, ma se non hanno all'interno la consapevolezza dell'importanza culturale di questo luogo, potranno forse programmare degli investimenti di tipo economico, ma non potranno certamente dare il valore che meritano i libri, la memoria e tutto quello che può essere per il futuro dei nostri giovani questo luogo. La ringrazio molto. Grazie a lei, grazie a te. Arrivederci e buon lavoro. Ciao Simone Coluccio, buonasera. Siamo sempre qui in Casa Comi e abbiamo quindi questo grande problema. Pensi che siamo colonizzati? C'è una colonizzazione? La colonizzazione, se non è in un popolo che tende ad occupare le nostre terre, è un'idea politica che è una colonizzazione, insomma, delle idee, delle persone che viene coperta da questa... Diciamo, tu fai parte del comitato? Sono il portavoce del comitato con Palazzo Comi, che si sta battendo per impedire questa... E per la salvaguardia di questo immobile dalla colonizzazione e dalla speculazione che si sta... Questo modo di fare politica e di spartire cosa pubblica a soggetti privati senza tener conto delle esigenze dei territori. C'è proprio un annullamento sia della persona ma anche della cultura. Assolutamente sì, perché insomma il bando prevede una selezione che non conta delle istanze e delle ragioni del territorio. Quindi siamo colonizzati, siamo cattivamente, in modo cattivo, profondamente e maledettamente colonizzati. Noi potremmo ribaltarla questa situazione, facciamone una grande risata a questa gentaglia che vuole... Dobbiamo ribaltare questa situazione, abbiamo il dovere di farlo. Vedremo di ribaltarla e di ritrovarci qua facendo, magari prendendo un caffè in Casa Comi alla faccia loro. Esatto, alla faccia loro, grazie. Si deve finanziare un gruppo di, appunto, nullafacenti, cazzeggiatori, no? Che non hanno niente da fare, si dedicano a cultura perché appunto perdi giorno, dice vabbè, noi ci dedichiamo alla cultura perché non vogliamo lavorare, insomma, vogliamo pensare all'altro. E quindi questa è la linea che è passata, con la cultura non si mangia, con la cultura si perde tempo e quindi è un'elite che si occupa di cultura. Vai a vedere che sono messaggi che arrivano, sembrano arrivare da precedenti governi, ma sono veicolati anche attualmente in modo molto più subdolo. Per esempio, chi contesta la riforma costituzionale sono dei professoroni vecchi che portano avanti argomenti ormai vetusti, quindi offendendo i padri, Cortazar, Crespi e compagnia bella. Quindi, che significa promuovere lo sviluppo della cultura? Significa che per avere una democrazia compiuta non basta andare a votare ogni 5 anni, 4 anni, quello che è, andare a deporre una scheda in un'urna per immaginare di decidere qualcosa. Una democrazia compiuta è fatta da cittadini che, proprio perché provvisti di uno spessore culturale che la stessa Repubblica contribuisce ad elevare, sanno capire i meccanismi, li sanno codificare, li sanno interpretare, sanno fare da pungolo al potere politico, da critica. Perché? Perché questa è la democrazia. La democrazia è anche controllare tra un'elezione e l'altra, è anche criticare, è anche verificare, è anche chiedere che venga spiegato quello che viene deciso.
Un popolo, una repubblica che non cura la cultura, dà questo messaggio: io preferisco condurre il gregge, perché il gregge mi segue dovunque io vada e non ho bisogno di spiegargli dove sto andando, piuttosto che un popolo colto, un popolo che appunto dove viene sviluppata la cultura e la ricerca scientifica, che è un altro aspetto ulteriore che ovviamente in questo caso viene comunque toccato. Quindi un popolo che non investe in cultura, in ricerca, noi siamo un popolo che si avvia ad una decadenza, anzi è in piena decadenza, ed è sempre più gregge, sempre meno gruppo di persone che devono essere in qualche modo convinte quotidianamente che ciò che fa il potere pubblico è una cosa giusta, condivisibile e giustificata. Guardate bene che stiamo parlando del centro, del ganglio vitale, del fondamento dell'idea repubblicana. Tant'è che, come è stato detto poc'anzi, in alcuni paesi c'è la gratuità della cultura. Alcuni musei in Gran Bretagna, tra l'altro la Gran Bretagna è uno dei paesi che più ha smantellato lo Stato sociale, ma lei lascia la gratuità di alcuni musei ritenuti più importanti. Perché? Perché ovviamente se io ho 2 ore, 3 ore di tempo libero non mi rimbecillisco davanti alla televisione, ma posso anche pensare di passare 2 ore, 3 ore in un museo a cercare di migliorare il mio livello spirituale, le mie conoscenze, di accrescere proprio la curiosità. Questa è l'importanza della cultura, questa è l'importanza di questi luoghi. E quando parliamo di cultura e turismo, spesso è un binomio che secondo me viene forzato. Io spesso mi sono confrontato anche in altri contesti, contestando un po' il fatto che la cultura serva per i turisti. Quello viene dopo. La cultura è soprattutto inclusione sociale. La cultura è un servizio sociale che viene dato prima ai residenti, ai cittadini, che devono avere contezza della memoria, dei luoghi, dell'identità, devono essere fieri e convinti e devono partecipare, devono sentire come proprio quello che è protetto e quello che è valorizzato, e poi arriva il turista, se no facciamo Disneyland. Il turista arriva, lo si porta in giro, guarda 2 o 3 cose, vabbè, ok, si alza e se ne va. Diverso invece arrivare in un luogo che viene vissuto, viene percepito come proprio, è un luogo che c'è differenza tra il parco archeologico buttato lì e il parco archeologico invece è vissuto, dove la gente va a correre, porta i bambini a giocare ed è parte integrante del territorio. Perché i centri storici oggi sono diversi dai centri storici 30 anni fa, che sembravano ormai destinati al degrado? Perché la gente ha ripreso a viverci, ha ripreso a svolgere le attività, le ha riportati ad una dimensione di vita comune, di vita quotidiana, di consapevolezza della memoria. Solo dopo arrivano i turisti vanno dove vedono che c'è un'integrazione tra cultura e cittadini. Quindi questo luogo non è accettabile che sia oggetto di un bando come quello che è apparso in questi giorni. Io, ripeto, rimango basito a vedere certe cose. È una truffa bella e buona, perché non è ammissibile che un ente che si sta per sciogliere e la cui sorte non è chiara faccia un bando e attribuisca per 30 anni la gestione a dei privati. Facciamo finta che sono privati illuminati, meritevoli, arrivino i più grandi imprenditori della cultura del mondo, perché attratti dal circolo cittadino di Lecce, luogo oscuro, tra l'altro accomunato questo, una cosa folle, proprio folle, e tra l'altro con dei meccanismi che, se li andate a leggere tra le righe, sono evidentemente fraudolenti, o è una parola troppo grossa, oscuri. Il canone di 100.000 euro l'anno non è poco, ma i primi 5 anni non si paga. Quindi per 5 anni questi questi mecenati gestiranno questi 2 luoghi gratis e tamore dei, anzi, con costi per la collettività, perché la luce, il gas, penso, tutti i vari dovranno forse essere pagati questo non è chiaro, ma comunque un altro aspetto. Ora, badate bene che c'è un altro elemento molto grave. Chi ha bandito, chi ha preso questa decisione,
è la provincia, ma non la provincia come noi l'abbiamo sempre conosciuta, quella dove c'erano il presidente della provincia, i consigli provinciali eletti dal popolo. Parliamo di un ente che è il frutto, come il Senato attuale, che scaturirà dalla questa, un ente che non si capisce bene da chi è eletto. Cioè stiamo parlando di una cosa che a mio avviso è incostituzionale. La Costituzione, ma qualsiasi logica di governo, prevede che la rappresentanza sia legata alla responsabilità. Se io ho delle decisioni, devo anche rispondere. Il nostro sindaco è stato eletto dal popolo, è stato eletto, ci faccio restare, ma ha una responsabilità nei confronti dei suoi elettori, che se non dovesse governare bene, fra 5 anni gliela fanno valere, fra 3 anni quando scadrà il suo mandato. È la regola della rappresentatività, è la regola della democrazia rappresentativa. Qui abbiamo persone che non rispondono al popolo, hanno dei poteri decisionali, ma non hanno responsabilità, se non verso chi? I funzionari di partito che li hanno eletti, o comunque l'assemblea dei sindaci, dei consiglieri comunali, questo gruppo fantomatico di soggetti. Quindi è stata spacciata la riforma delle province come una decisione per eliminare la casta, in realtà ha rafforzato la casta, perché la casta elegge i suoi rappresentanti in provincia, e se andate a leggere i nomi sono tutte persone che non hanno avuto un mandato dal popolo, per cui il popolo non può neanche revocare questo mandato, non sa con chi prendersela quando vede queste decisioni. Quindi stiamo parlando veramente di una democrazia che è diventata ormai fantomatica, cioè è soltanto un feticcio, soltanto qualcosa che viene mostrata al popolo per dire vedete c'è la democrazia, ma in realtà è tutto svuotato, ma non è privo di, perché queste decisioni sono il prodotto di quelle altre decisioni. Non è a caso che delle persone prive di responsabilità decidano questo. E allora, quando un ente si sta per sciogliere, che fa? Fa un bando, mentre la logica e il diritto vorrebbero che questo ente dismettesse immediatamente i propri beni e li affidasse agli enti pubblici, che saranno ovviamente quelli più direttamente interessati, quelli che sicuramente diventeranno a breve i proprietari. Ma, e qui ritorniamo al discorso dei beni comuni e chiudiamo il cerchio. In una fase come quella attuale, no? Si dice, ho letto da qualche parte, che il sindaco vorrebbe acquistare questo bene, vero? Bene, per me il sindaco non deve acquistare questo bene, ma gli deve essere ceduto dalla provincia, deve essere fatto un trasferimento, perché stiamo parlando di due soggetti pubblici, fanno parte entrambi dell'erario pubblico, sono entrambi soggetti alla Costituzione, sono entrambi soggetti al patto di stabilità, cioè fanno parte dello stesso ordinamento repubblicano, ci deve essere una cessione. Revocare questo bando deve essere la cosa primaria da fare, perché è contro il principio dell'unità dell'ordinamento repubblicano. Se c'è l'ente che manifesta interesse, glielo si deve cedere, anche perché l'ente che deve cedere è un ente che si sta estinguendo. Non ha senso che il comune dia dei soldi alla provincia quando la provincia si sta per sciogliere. È una cosa. Sono state raccolte delle firme qui, sono state raccolte delle firme online, ma noi abbiamo l'obiettivo di coinvolgere, di uscire fuori dalla provincia, di coinvolgere le istituzioni regionali e nazionali, le massime, perché ovviamente questo aspetto è un aspetto significativo a cui non vogliamo, non possiamo rinunciare, come cercavo di dire dall'inizio, non solo perché noi siamo convinti, ma perché abbiamo un dovere nei confronti di quelli che verranno dopo di noi. E quindi sull'esempio di quello che stanno organizzando in diverse città italiane, europee, come la Casa delle Associazioni, noi pensiamo di essere maturi e di aver dimostrato una consapevolezza nella volontà di gestire gli spazi pubblici, gli spazi di cultura, gli spazi che ci arricchiscono veramente, non quelli monetari, ma quelli proprio dell'anima, e quindi non possiamo rinunciare a noi stessi. Do ora la parola all'avvocato Michele Mancini. Perché se noi ragioniamo in termini di proprietà e di statualità rispetto a questo bene, io devo riflettere: è efficiente la gestione? Faccio un'analisi costi-benefici della gestione e sapete qual è il risultato? Che ci mette una caffetteria.
Per cui il problema della gestione efficiente, attenti, che tradisce la natura del bene culturale. Me ne faccio niente, no. Posso spiegare questa biblioteca in termini di costi e benefici come di partita doppia? No. Altrimenti ragiono, a quale livello di governo devo intestare il bene? Dov'è che è più efficiente? È più efficiente alla provincia? Attenti, la parola efficiente risponde alla logica di prima, la caffetteria. Quando ragiono in termini di efficienza, poi arrivo alla caffetteria. Lo dico banalmente, ma giusto per provare ad essere più chiaro. Ma questa cosa è così vera? Allora, primo, anche in economia esistono dei beni che sono i merit goods, che sono sottratti alla logica del mercato e rispetto ai quali lo Stato, diciamo, i beni identificano i fallimenti del mercato. Quindi questa cosa, diciamo, in economia qualcheduno ha già detto. Le vostre autorevoli presenze mi auguro che possano smuovere un po' l'ambiente dell'Università del Salento, che nonostante numerose richieste da parte nostra ha avuto qualche resistenza a rispondere, a prendere parte. Non dico che ci sia stata un'opposizione all'iniziativa del Comitato, che ringrazio Gloria Forte soprattutto quello che stava facendo, ma è un buon inizio, mi auguro, anche perché con l'Università del Salento questo nostro comune lavora tanto e per fortuna ha sempre lavorato e continueremo a lavorare. Ma alcune precisazioni: la nostra richiesta di acquisto del bene era una richiesta un po' provocatoria, ma che si basava su cosa? Sul fatto che se loro non dovessero, la provincia vuole fare una questione di tipo patrimoniale, non c'è nessun problema, facciamo scambio, noi vi diamo le scuole che già abbiamo, che sono in comodato d'uso gratuito, voi ci date Palazzo Comi. Sono profondamente convinto poi che questa struttura è diversa per il museo, che richiede un intervento continuo, insomma, si tratta di fare anche interventi chirurgici, cure, tutto quello che sia. Per Palazzo Comi il discorso è leggermente, Casa Comi, il discorso è leggermente diverso. Ed è sintomatico come le iniziative che potevano portare a forme di autosostentamento semipubblico con associazioni e provincia e comune siano state cassate dalla provincia. Casa Comi era stata inserita come parco letterario per un'iniziativa del comune del parco Otranto Santa Maria di Leo Capbosco di Tricase e alcune iniziative che si dovevano tenere qui, tipo per esempio la produzione di carta che doveva essere fatta e poi la pubblicazione di poesia su quella carta prodotta qui, è stata messa da parte dalla provincia, ma perché dietro, scusate, la parte emozionale era quella iniziale, la parte della cruda verità attuale è un'altra. Palazzo Comi ci pare la foglia di fico che deve essere messa di fronte ad un'operazione che ha solo valenza economica. Se è vero che 100.000 euro per ogni anno per 25 anni possono apparire a chi li senta pronunciare o che cifra, in realtà non sono nulla, perché sono 8.000 euro l'anno spartiti, perché verrebbero 2.500.000 euro in tutto, che spartiti per 30 anni fanno 8.300 euro all'anno di affitto. Chiunque sappia quali sono i prezzi degli affitti in piazza al mese, tutti sanno quanto siano gli affitti in piazza Santo Oronzo a Lecce, sono 3.000 metri quadrati di affitto. In piazza Santo Oronzo a Lecce probabilmente saranno con uno zero in più. Palazzo Comi giustifica questo appalto. Ebbene, noi dobbiamo spendere soldi, l'imprenditore dovrà spendere soldi per restaurare Palazzo Comi, come se qui ci volessero milioni e milioni di euro. Così non è. Ripeto, mi fa piacere che ci sia stata questa mobilitazione, ringrazio anche Nicola Grasso per questo, come ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a sostegno di queste iniziative, e ripeto, però servono a scuotere e mi auguro a far pensare che forse non siamo tutti così privi di intelligenza per capire che di Palazzo Comi non se ne importa assolutamente niente nessuno, né dei suoi significati, e che comunque la cultura, il circo cittadino val bene un Palazzo Comi, val bene, è molto più interessante peraltro. E mi auguro
La regione è stata già interessata, c'è stata già una riunione della Commissione Cultura al riguardo, che è stata promossa dal Comitato ed è stata patrocinata poi in questo anche da Sergio Blasi. Il Presidente è stato informato della vicenda, non so se otterremo risultati, non lo so, sinceramente non lo so, ma la mobilitazione dal basso di tutti, di tante persone che di Lucugnano non sono, di Tricase non sono, e soprattutto io conto molto nell'impegno dell'Università del Salento, conto molto e mi auguro che possa far ragionare chi, voglio sperare, che per una breve parentesi di tempo ha perso completamente la ragione. Grazie. Grazie. Prima il professor Grasso ha detto una parola fondamentale: la provincia deve revocare questo bando. Oggi noi, allora, intanto il bando è già scaduto, sono già state presentate le proposte progettuali, questo significa che nel giro di un mese, se loro vogliono fare le cose in fretta, Palazzo Comi può essere affidato ai privati. Siamo in questo stadio. Oggi la provincia può fare, e loro lo hanno ammesso in commissione dove noi siamo andati, per loro ammissione, per ammissione dei tecnici, oggi l'unico passo possibile è la revoca del bando. Cioè la provincia può revocare il bando senza incorrere in sanzioni penali, eccetera. E quindi noi stiamo facendo questo. Abbiamo provato a chiedere alla politica provinciale: perché non avete aperto un confronto con il territorio prima di fare questo bando? Va bene, l'avete fatto male e l'avete fatto in buona fede. Perché non avete aperto un percorso? Ci sono delle disponibilità? Perché avete escluso il territorio dal bando, includendo il circolo cittadino di Lecce? Quindi escludendo d'obbligo il comune di Tricase, non poteva partecipare ad un bando che prevede l'assegnazione di un luogo che è in un altro comune, è contro, diciamo, il dettame delle amministrazioni locali. Perché avete fatto questo? Ci è stato sempre detto, lo abbiamo fatto per tutelare Palazzo Comi. Allora, oggi siamo in uno stato avanzato, quel passaggio può essere quello successivo, quello della famosa costituente di una gestione di un bene comune. Oggi noi non abbiamo un'alternativa, l'alternativa è far fermare questo e poi partire con una proposta. No, loro non vogliono ascoltare proposte. Io sono stato in provincia di Lecce, Gavellone intanto non parla con noi. I tecnici non hanno alcuna intenzione di anche perché oggi, questo è un aspetto, come dire, tecnico, la politica non ha alcun, o meglio, dimostra di non avere nessuna responsabilità rispetto all'aspetto amministrativo. Il bando è stato scritto dai tecnici che hanno una responsabilità diretta, che prescinde dalla politica. Quindi ci scontriamo, assolutamente sì, ma oggi il tecnico potrebbe dire, la possibilità di dire: io non annullo nessun bando perché non mi assumo, a prescindere dalla politica, io non mi assumo la responsabilità. Quindi siamo in questa situazione. Oggi abbiamo solo la possibilità di contestare questo percorso, e poi assolutamente sarebbe l'ideale aprire una costituente di comunità con le aziende, con il territorio, le associazioni, l'amministrazione, l'università, qualunque personalità ed ente che è disposto a creare un futuro sostenibile. Però la coscienza di oggi è che il bando è chiuso, ci sono due aziende che hanno presentato le offerte progettuali, cioè questa è la varietà di scelte che si è creata alla provincia di Lecce. Due aziende, non faccio i nomi perché non li posso fare, noi sappiamo già molto di queste due aziende. Queste due aziende sono il limite della scelta della provincia. Se Gabellone dovesse tenere fede alle proprie parole, noi saremmo in una botte di ferro, perché queste due aziende non hanno nessun collegamento culturale di futuro, di sostenibilità con Palazzo Comi, nessuno.
o per ragioni economiche o per ragioni come dire, proprio di tipologia di aziende, noi avremmo già risolto il problema. Ma se siamo arrivati a questo punto, e questa è una provocazione per la quale mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, è perché queste due aziende, o forse una di queste due, doveva essere messa nelle condizioni di vincere questo bando. È inutile girarci intorno, perché se la provincia avesse voluto creare un bando inclusivo, oggi avrebbe 100 proposte sul tavolo, non due, e forse noi saremmo anche in una consapevolezza che fra quelle 100 ce ne potrebbero essere 50 sostenibili. Questo io ho anche detto in provincia: annullate il bando e rifatelo. Anche voi, secondo me, potete essere in grado di farlo bene. Questo è una schifezza. Annullatelo e rifatelo. Non, cioè, noi non stiamo dicendo che voi siete dei cretini. Questo bando è fatto male. Avete cioè, i tecnici della provincia ci hanno confermato che mancano delle tutele e ci hanno detto le inseriremo. Questo, cioè, è una cosa vergognosa. Cioè, io non sono un tecnico, non sono un avvocato, non sono un professore universitario, non sono un esperto di diritto. Ho preso il bando, l'ho letto da cittadino comune, l'ho letto 2-3 volte, alla quarta ho detto questa è una schifezza. È scritto con termini che si usano al bar per parlare di calcio, per parlare di altre cose. Quel bando è una schifezza. Loro sono consapevoli del fatto che sia una schifezza perché è stato volutamente scritto qua in quanto schifezza, perché doveva produrre schifezze. Questo è il punto. Io mi auguro che si possa arrivare ad una revoca del bando. Io me lo auguro, lasciando che i beni comuni e i beni pubblici siano nelle mani di persone delle quali io mi fido. A prescindere, io riuscirei anche a prescindere dal fatto che siano eletti o meno, ma se dimostrano che meritano la nostra fiducia, noi non abbiamo un problema. Il problema è che non c'è rappresentatività e non hanno nemmeno, come dire, la responsabilità di doverci dimostrare che meritano la nostra fiducia. Questo è il punto. Quindi lo Stato è avanzato, oggi c'è un bando, noi ci potremo svegliare lunedì mattina con la convocazione della commissione per l'apertura della buste e fra un mese Palazzo Comi potrebbe essere affidato a Pinco Pallino, che potrebbe arrivare domani mattina, chiudere tutto, punto, nessuno ci può più entrare. Questa è la prospettiva immediata. Io avrei voluto un percorso di quel tipo, che Gambellone venisse a Lugugnano, parlasse col sindaco, con i cittadini, con le associazioni, e forse non ne avremmo cavato un ragno dal buco. Magari forse poteva succedere che non c'era disponibilità di nessuno. Il problema è che questo non è successo, non ha voluto, perché c'è dietro qualcosa che tutti abbiamo probabilmente intuito. Lui non riesce nemmeno oggi, di fronte a numerosi manifestazioni, attività, c'è un'occupazione.